Ciao, io sono Iris, una bibliotecaria, e vi presento Cyrano de Bergerac di Edmond Rostand. Chi c'è? Oh, prego, prego, venite, accomodatevi. Oh, prego, sedete pure, prendete posto. Stavo finendo di spolverare, ma arrivate giusto a proposito. Non abbiamo molte visite da quando la mia padrona si è ritirata in convento. Chi è la mia padrona? Io sono la governante della bella e intelligente Mademoiselle Maddalena Robin, detta Rossana. Ma la storia che vorrei raccontarvi è quella di suo cugino, Cyrano de Bergerac. Ne avete sentito parlare? Se avete un po' di tempo, ve lo racconterò. Questo Cyrano è un giovine nell'arte dell'armi assai provetto. È nobile? Abbastanza. Nelle guardie è cadetto. Ma il suo amico Lebré potrà dirvi: Lebré! Cercate Bergerac? Sono in pensiero. Non è veramente Cyrano un uomo singolare? Ma egli è il più squisito essere sublunare. Rimator, spadaccino, fisico, musicista. È la più strana faccia d'uomo che mai si sia vista. Siete arrivato. Mia moglie mi aveva detto che sareste venuto a trovarmi quest'oggi, ma purtroppo non ho pronta la commedia. L'ultima notte di Don Giovanni probabilmente non vedrà mai la luce. Aspettate, ho capito. Voi siete un altro di quelli che viene a cercarmi per il mio capolavoro, Cyrano de Bergerac. Sì, non avrei mai potuto immaginare che la storia di quest'uomo con il naso lungo avrebbe avuto tanto successo. Ma volete saperne di più? Volete sapere com'è andata? Se avete un attimo di pazienza, ve lo racconto.
Se il video vi è piaciuto, guardate anche quello dei miei colleghi. Ciao!